grande disagio nella battaglia politica di oggi, per me che faccio politica, che ho dedicato al servizio pubblico la mia vita intera praticamente, è che oggi i politici non sono eletti. Cioè il fatto che quando io sono stato a un incontro pubblico, parlo con i rappresentanti, non so, dei precari di un determinato settore, cioè della giustizia, del mondo del militare, delle forze dell'ordine, piccole imprese che chiudono. Il lavoro politico va avanti, ma questi che io ho incontrato non sanno poi chi potranno votare la volta successiva, perché i parlamentari sono nominati. Ecco, in un'assemblea come questa, e io sono stato sempre eletto nelle mie battaglie che ho fatto, oggi vivo l'imbarazzo di incontrare le persone sapendo che cosa significa un rapporto di fiducia che non è basato su una elezione, ma è basato su una nomina. Allora, la campagna per le elezioni amministrative in una città importante e difficile come Casoria è una campagna in cui chi protesta, chi è stato oggi qui e in altre manifestazioni, ma tutte le persone normali, tutte le persone che hanno un'ansia, tutte le persone che hanno un tormento, un'angoscia sul futuro, in particolare del lavoro, vogliono guardare in faccia chi si cambia, vogliono sapere chi votano e vogliono sapere che quando lo avranno eletto, poi bussano al comune, bussano al posto dove questa persona è stata eletta e sanno che qualcuno gli apre la porta. Io posso prendere oggi con tutta questa sala l'impegno con voi che Enzo Carfora, voi lo voterete e lui terrà la sua porta aperta per i prossimi 5 anni. La vera promessa che si deve fare in una campagna elettorale, perché qui si vota, si sceglie, si è votati, si piglia la fiducia e noi sappiamo che il problema numero uno naturalmente oggi è il lavoro. Io ho fatto il sindaco di una città un po' più piccola di Casoria, però un po' più facile da governare. E il primo giorno sono diventato sindaco, il primo giorno sono stato eletto. Dopo un'ora mi ha chiamato il mio collaboratore e ha detto: c'è uno che è salito sul Colosseo e ha detto che o lo ricevi o si butta. Allora io era appena giorno, ho capito come sarebbe andato avanti. Io ho detto: guarda, dici tranquillamente di scendere, domani e lo ricevo. E domani l'ho ricevuto e abbiamo evitato dove fa per 5 anni che il primo che saliva e li abbiamo ricevuti, li abbiamo incontrati e abbiamo risolto i problemi. La settimana scorsa si è tenuta a Roma, fatto importante, c'è stata una riunione e mi ha commosso, dico la verità, anche perché in politica la riconoscenza non esiste. Era Indro Montanelli che diceva: che cos'è la riconoscenza? La riconoscenza è il breve momento che intercorre tra la soddisfazione di una richiesta e la richiesta successiva, che mi pare una buona sintesi. La settimana scorsa c'è stata a Roma un'assemblea degli LSU che erano disperati, senza possibilità, e non li potevo assumere come sindaco. Abbiamo creato un sistema di imprese e una serie di riunioni di cooperative, imprese medie e piccole che hanno svolto delle funzioni, hanno partecipato a una gara con Comero, ma noi abbiamo assorbito 1000, 2000, 2500 fino alla fine a 12.000 persone che erano appesi da non si sa quanti anni. Ho fatto il ministro per 20 mesi dei beni culturali e il primo impegno che ho preso, perché so che cosa significa i musei del nostro paese, i musei italiani non sono stati tenuti aperti, ma parlo della Reggia di Caserta, come di Capodimonte, come dei musei di Uffizi, di Milano, di Roma e così via, con dei lavoratori precari che furono assunti in particolare nell'anno giubileo, infatti sono stati chiamati giubilari impropriamente, si chiamavano, erano 2.350 persone. Io il primo giorno sono diventato ministro, ho detto: noi dobbiamo trovare un meccanismo per chiudere questo capitolo, che è stata una presa per i fondelli di queste persone, che servivano
l'abbiamo mantenuto. Io penso che in una città come Casoria chi prometta che il comune potrà assumere e assorbire centinaia o migliaia di disoccupati li prende per il contempo. E credo che noi abbiamo il dovere di dirlo con onestà e con sincerità, ma che la maniera per risolvere problemi veri, perché è il problema numero uno che vale per i figli, per i ragazzi, per tutti quelli che hanno una prospettiva che, ecco, diciamo, do anche un riconoscimento alle persone che comunque fanno questa battaglia, con qualunque motivazione, che a viso aperto si presentano, prendono il microfono, sventolano delle bandiere e non vanno a chiedere un aiuto alla criminalità organizzata. Questo è un motivo di riconoscimento. Il lavoro si crea con la crescita delle opportunità, non c'è il minimo dubbio. Napoli, la provincia di Napoli, oggi, sapete quanta parte fa del suo PIL, della ricchezza che produce da investimenti esteri? Uno per mille. Uno per mille. Il 999 per mille di ciò che crea ricchezza e lavoro viene da qua. E tutti siamo consapevoli che da qua vengono oggi più problemi che soluzioni. E ci sono piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori in altre parti del territorio, qui c'erano tanti anni fa. Abbiamo potenzialità di crescita e di sviluppo. C'era l'assemblea fuori? C'era un'altra? Potenzialità di lavoro e di sviluppo, che se non si crea una sinergia, come ricordava Tommaso, tra i livelli istituzionali. Guardate che quando il neo ministro dei beni culturali è andato a Pompei l'altra settimana e ha ricordato che ci sono decine e decine di milioni, centinaia di milioni di euro non spesi, è una verità. Se la regione Campania non riesce a spendere le risorse che ha e vanno a marcire i finanziamenti comunitari, se la provincia di Napoli, che non è ben governata, perde le occasioni che ha, se la città di Casoria, lo vogliamo dire, vogliamo parlare della monnezza, allora se la città di Casoria fa solo 30-35% di raccolta differenziata, il risultato quanto è oggi? Quanto sarà? L'obiettivo è quello. Quello sapete che significa? Significa che i rifiuti rimangono per strada e che i cittadini si vedono aumentare le imposte sui rifiuti, perché i comuni che fanno meno raccolta differenziata saranno penalizzati e dovranno pagarle i cittadini e non gli amministratori. Una situazione di vergogna assoluta. Adesso Berlusconi, tu mi chiedevi, ha annunciato a Napoli che manda l'esercito. Ma io dirò, siccome non risolve il problema, dovrà dire che la monnezza manderà a raccogliere le frecce tricolori. Con dei grandi rastrelli. Cioè siamo al punto che si immagina, e vorrei anche ricordare a voi, che adesso procediamo con tranquillità. Vorrei ricordare a voi che nel 2008 Berlusconi ha vinto le elezioni politiche annunciando la risoluzione del problema della monnezza. Nel 2009 ha vinto le elezioni provinciali annunciando la risoluzione del problema della monnezza. Nel 2010 ha vinto le elezioni regionali, sempre sulla battaglia, prendendo a Icona, Napoli, le Iervoline, eccetera. E mo nel 2011 pure le elezioni comunali di Napoli, di Casoria, di Caserta, di Santa Maria Capua Vetere, che parlo delle città dove oggi sono stato e concludo con grande onore qui a Casoria. Ancora dopo 4 anni
e diciamo agli abitanti di Casoria che avviene un fatto politico in questa legge. Politico. Questa coalizione politica che si riunisce attorno ad Enzo e con l'impegno di tutti voi e di tutti noi, e qui fatemi dare a Tommaso Casillo il riconoscimento della coerenza, dell'autorevolezza, della solidità di una battaglia politica che ha fatto in tutti questi anni e che integra, porta all'appuntamento di questa elezione. Fatemi dare a Tommaso il riconoscimento di cui ha dato la mente. Io sono un combattente politico, lo faccio per convincimento, ma a lui do atto di aver fatto una scelta disinteressata, generosa, convinta per portare la tradizione del migliore riformismo di questo nostro paese e di questo territorio all'approdo comune. Io di questo ti sono riconoscente, è un capitolo importantissimo che fa unire laici e cattolici, moderati, riformisti e in una coalizione che si riunisce attorno a un professionista, a un uomo che vive nella realtà del suo territorio, a un uomo che già è stato premiato nella elezione del Consiglio Provinciale, che dunque già ha un'esperienza di amministratore, ma non ha un'esperienza di potere, cioè ha l'esperienza di chi conosce la macchina dell'amministrazione, ma che non è macchiato delle storie del passato. Quindi ha la forza, l'integrità a sua volta, di chi può parlare con ragione di causa e anche con questa libertà che gli deriva dall'essere un uomo della società, un uomo della presenza in mezzo alla gente. E questa coalizione che appoggia Enzo Caffaro, una coalizione politica molto importante, e rivendichiamo, perché accanto ad Alleanza per l'Italia, che può essere la forza determinante che trascina questo risultato, con la lista del Partito Democratico e con la lista dell'Italia dei Valori, si riunisce una lista che si riconosce nell'esperienza del Presidente Fini e della sua rottura con Berlusconi, quindi è un vero laboratorio politico quello che si fa a Casoria, che può unire le forze migliori della democrazia e del riformismo del nostro paese con quanti hanno deciso di voltare pagina e di chiudere il capitolo disastroso del berlusconismo in Italia. E vi affacciate noi, la manifestazione è finita, però abbiamo dialogato in maniera aperta e amichevole. Però voglio dire, in Italia Berlusconi ha promesso 1 milione di posti di lavoro, ma per adesso ne ha trovati 10 ai 10 sottosegretari raccoglitici che ha nominato l'altro giorno. Sottosegretari, fatemelo dire, i quali, ha ragione il presidente Napolitano. Sottosegretari, i quali, alcuni di questi, hanno votato la sfiducia al governo poche settimane fa, di cui sono entrati a fare parte. Ora, hanno votato per far cadere Berlusconi, hanno fatto dichiarazioni esplosive, tonitruanti, dicendo basta con Berlusconi per esperienza di governo, mettiamoli fine! E dopo entrano a far parte del governo. Signori, amiche e amici, credo che qua bisogna riconoscere che la rottura che ha fatto il Presidente della Camera è una rottura politica. Io me ne sarei accorto prima, sinceramente, di cos'era, ce ne siamo accorti prima di cos'era l'esperienza del populismo personalistico e plebiscitario rappresentato da Berlusconi. Ce ne siamo accorti per tempo, abbiamo contrastato non con le parole distruttive dell'estremismo, del giustizialismo, non con le parole di chi vuole costruire quasi un castelletto a favore di Berlusconi. Fatemi, io lo dico spesso, lo dico anche qui, magari qualcuno si dispiacerà, ma io quando vedo a Milano, davanti al Tribunale di Milano, quando c'è un'udienza che riguarda il Premier, da un lato della strada quelli che dicono con gli striscioni Berlusconi santo subito, ma dall'altro lato della strada quelli che dicono Berlusconi in galera subito, e si tirano i volantini, gli oggetti, anche qualche cos'altro si lanciano nei dati.
da una parte o dall'altra parte della strada. Ma in mezzo ci passa la gente, gli autobus, le biciclette, le automobili, la gente normale. Ma quando finirà questa contrapposizione che serve solo ad alimentare uno scontro che non dà le risposte al nostro paese? Ecco perché abbiamo immaginato questa nuova aggregazione ed ecco perché in uno schema di centrosinistra, ma con un'apertura civica forte alle forze di una impostazione moderata, legalitaria, per la giustizia, per la legalità, noi siamo orgogliosi di ritrovarci in una coalizione che serve a ritirare fuori Casoria dalla crisi in cui è precipitata in questi anni, con un governo cittadino che non ha funzionato, con una visione ancorata a, diciamo, insomma, a orizzonti molto piccoli. Ecco, qui c'è una prospettiva alta e allo stesso tempo con i piedi per terra, concreta, legata ai bisogni dei cittadini. E c'è un disegno legato politicamente ad una grande idea che noi vogliamo coltivare a livello nazionale. Nella domanda che mi hai rivolto hai fatto un riferimento anche alla Libia che dà, ma scusatemi, noi ormai ci stiamo abituando a tutto in questo paese, a tutto, ma avendo io citato le frecce tricolori, ma solo al mondo, solo un governo c'è che un anno fa ha mandato a Gheddafi le frecce tricolori in segno di omaggio per la festa della rivoluzione, ha mandato il simbolo stesso delle nostre forze armate a festeggiare, a celebrare quel dittatore e un anno dopo gli manda gli aerei per bombardarlo. Questa è la linearità del governo che guida il nostro paese. Qualcuno si sorprende se parlando con i riferimenti internazionali, quelli che oggi sono i nostri interlocutori in Europa, oltre Atlantico, nel mondo, l'Italia sia caduta così in basso nella considerazione di paese che dovrebbe essere una delle maggiori potenze. Tu hai ricordato cosa un federalismo dominato dalla Lega, non quindi federalismo surziano, dell'autonomia, del rispetto dei poteri locali, della crescita dell'autonomia territoriale, sta portando al Mezzogiorno d'Italia. Dovete sapere che i nostri parlamentari, non più tardi di una settimana fa, hanno costretto la Lega, proprio sul tema del federalismo regionale, ad uscire e poi a dover inghiottire la posizione che emendamenti dei nostri parlamentari dell'Alleanza per l'Italia hanno fatto passare con tutte le opposizioni in aula, mettendo all'angolo la Lega. Vorremmo vederla molto più spesso, una situazione del genere. Vorremmo vedere un governo che, come chiamo, diversamente da quel che accade oggi, non è dominato dalle pretese e dai capricci di Bossi. Hanno un'idea ben precisa: spostare potere, risorse, forza politica, non al nord, contro il Mezzogiorno d'Italia. E qui oggi noi facciamo una battaglia nelle elezioni, anche perché sono gli alleati di Berlusconi che dominano e impongono questa linea, e noi vogliamo vincere le elezioni di Casoria questa volta anche per dare una risposta al leghismo irresponsabile e distruttivo che domina il governo del nostro paese. Abbiamo costruito qualche cosa di nuovo che sta diventando grande e ci sono alcune città nelle quali questo test si verificherà bene. Io ho fatto un giro dove molto incoraggiante, da Napoli a Caserta, a Santa Maria Capovetere, a Capodrista, che è un piccolo centro vicino a Marcianise, dove il candidato è il nostro candidato di ABI, di Alleanza per l'Italia, che è un giovane candidato, consigliere provinciale di Caserta, come tu sei consigliere provinciale napoletano, candidato fortemente per vincere. C'è un clima molto promettente, però è vero quello che voi avete detto: Casoria è una grande realtà per i numeri, per il peso politico, per i problemi che ha e per le prospettive che vogliamo mettere in campo. Buon governo, investimenti per lo sviluppo e per il lavoro, corretta gestione del territorio, un'amministrazione trasparente al servizio dei cittadini, priorità ai temi del lavoro, dell'occupazione,
dello sviluppo, qua ci avete la competenza, le idee e il programma che avete messo in campo è un programma forte, convincente, credibile. Il profilo politico della coalizione è inclusivo e può davvero raccogliere consensi dove, anche, fatemelo dire, in quel grande serbatoio che rischia di essere il primo partito, quelli che non vogliono votare. Se voi fate delle rilevazioni oggi, il primo partito rischia di essere quello di coloro che non sanno per chi votare, non sanno se votare. Questa coalizione, questo candidato sindaco, questa idea sul futuro della nostra città, della vostra Casoria, è in grado di recuperare tra i giovani, le donne, coloro che non vogliono partecipare al voto, la fiducia per tutta. Io vi invito a impegnarmi in questi ultimi 5 giorni, sono 4 le campagne elettorali, ma sono importanti pure la domenica e il lunedì per arrivare al primo turno con una straordinaria forza. E poi a un ballottaggio che secondo me metterà Enzo nelle condizioni di diventare, non per 5 minuti, il tempo che si impegna a mettere una croce, votare la preferenza, il candidato, la lista di api, il candidato Singer, 5 minuti voglio, ma quei 5 minuti durano 5 anni e per quei 5 anni bisogna scegliere una persona che quando bussate alla porta del comune sapete non la terrà chiusa, non la apre solo in campagna elettorale, la apre per il giorno del voto, la apre per i 5 anni del buon governo di questa città. Se servirà verremo a fare anche per i marciapiedi, le passeggiate, a convincere le persone incerte e decise della bontà di questa scelta, della validità della nostra lista, della validità del nostro candidato sindaco per i prossimi 5 anni.